si sa se c'è corrente o se non c'è corrente. Si spera che non ci sia. Ma siamo qui con Mario Molteni per protestare ancora una volta per l'incresciosa vicenda di Via San Giacomo, un cantiere che dura da 16 mesi, sarebbe dovuto concludersi a ottobre dello scorso anno con le promesse dell'assessore e del dirigente. Ad oggi, dopo 16 mesi, non abbiamo ancora il cantiere concluso, con disagi per i cittadini che sono sotto gli occhi di tutti. Qui non passa più il pullman, le condizioni dell'asfalto sono terribili. Aspettiamo Natale forse per vedere concluso il cantiere. Speriamo in una risposta dell'assessore, che nel frattempo non si è mai vista a Sannino. Stiamo aspettando proprio da mesi, e sono, come ricordava prima Marco, sono 16 mesi. Penso che un cantiere del genere, 16 mesi, sia intollerabile. Ci sono delle responsabilità politiche enormi. Non basta arrivare sul territorio al mese di marzo e dire mi scuso per i lavori, per i disagi, causa degli uffici. No, ci sono delle responsabilità politiche. Penso che il sindaco debba prendere una decisione e intervenire colpendo chi è il colpevole di questi disagi che sono stati provocati ad oltre 1000 persone qui a Sannino, e ripetiamo, da più di un anno è intollerabile questa situazione.